scuso anch'io per il ritardo, ho passato la mattinata in municipio. Allora, io vi volevo solamente dire che la prima esperienza di ipoterapia l'ho fatta addirittura in Brasile. Quando sono andato nel 2012, c'era praticamente il 20° anniversario del comune di Longarone, è gemellato con una cittadina del Brasile che si chiama Urussanga, che era stata fondata proprio da longaronesi. Lì in uno delle gite che abbiamo effettuato durante quelle giornate in cui siamo rimasti in questa città del Brasile, ci hanno portati proprio a visitare un luogo dove si svolgeva questa ipoterapia, e quindi lì è stato il mio primo contatto con questo mondo che sicuramente poco conoscevo, e lì ci hanno proprio fatto vedere una dimostrazione proprio pratica di una ragazza che purtroppo era sulla sedia a rotelle, che veniva, diciamo così, aiutata attraverso questo servizio. Quindi penso che subito mi ha veramente colpito questa esperienza che ho fatto proprio personalmente in Brasile, e quindi da parte mia non posso che solamente complimentare e dire grazie a tutte le persone che si mettono a disposizione proprio di queste persone malate per cercare appunto di aiutarle a migliorare quella che è la loro esistenza e la loro condizione. Quindi penso che questi siano i principi da cui parte questa vostra attività, e quindi penso che noi non possiamo che dirvi grazie e fare un plauso per tutto quello che fate, con i miei migliori auguri e i migliori auspici affinché questa attività possa crescere ulteriormente, possa trovare spazio e soprattutto portare aiuto alle persone che hanno e ne hanno bisogno. Grazie.